Ciao ragazzi e bentornati a Berserk Theory. Oggi non farò una vera e propria teoria sul perché nel capitolo 370 siano ancora presenti Puck e Barella. Non la farò non perché non ne abbia una da proporvi, ma perché secondo me è completamente senza senso e lo definirei addirittura un errore, almeno nel caso di Puck. Dopo quanto detto, so che non vedete l'ora di scatenare una shitstorm e forse me la merito anche. Sicuramente Kojimori ci darà una spiegazione e mi smentirà, ma voglio spiegarvi perché la penso così. Dunque, partiamo da una domanda. Griffiths è andato sull'isola per fare cosa? Noi conosciamo l'effetto finale delle azioni di Griffiths, ovvero la distruzione dell'isola. Ma dopo quale fatto si verifica? Dopo quale evento l'isola inizia a cedere e cadere sotto i piedi dei protagonisti? Dopo la distruzione dell'albero. Qual era la funzione di quell'albero? Ricordate che Griffiths ha attaccato anche la casa di Flora nel bosco per eliminare anche il suo di albero? Perché sta facendo ciò? Ci arriveremo, ma adesso torniamo su Skellig. Una volta eliminato l'albero, hanno iniziato ad apparire gli spiriti maligni che ricordano tanto quelli visti a Sant'Albione nell'arco della condanna. E fino a quel punto, con il nostro gruppo di lavoro, abbiamo ipotizzato che quell'albero, assieme agli altri, fungesse da blocco tra il piano astrale e quello terrestre. E una volta eliminato e rimasto, probabilmente, solo quello presente a Falconia, la divisione tra i piani non era più presente. Ma poi è successo qualcosa. È successo che nel capitolo 369, con l'arrivo del giorno, tutti gli esseri di origine sovrannaturale presenti su Skellig e facente parte del piano astrale hanno iniziato a sparire, poiché a detta della stessa Danann era il momento di lasciare il mondo corporeo. Quindi in realtà, che funzione aveva quell'albero? Possibile che con la sua eliminazione i piani invece che unirsi si siano ulteriormente separati? Pensiamoci bene. Gli esseri sovrannaturali, abitanti dell'isola, hanno iniziato a svanire con l'arrivo del giorno, esattamente come gli spiriti maligni che dal primo capitolo perseguitano Gatsu durante la notte. Ma come mai questo? Possibile fossero legati all'albero? Allora, vi dico la mia. Griffiths ha eliminato l'albero. L'albero era ciò che dava la possibilità agli esseri fantastici di Skellig di poter essere presenti sempre nel mondo corporeo con un corpo fisico vero e proprio. Sparito l'albero, questa possibilità è completamente sfumata e loro sono tornati ad essere spiriti, ma, e c'è un grosso ma, loro potranno tornare durante le notti, ancora di più, forse, nelle notti di luna piena. Senza fare troppi giri di parole, per me le cose stanno così. Durante il giorno sono confinati nel mondo astrale, presenti nel nostro mondo ma comunque invisibili. Durante la notte possono tornare a ripresentarsi sotto forma di spiriti, esattamente come fanno gli spiriti maligni che perseguitano Gatsu. Nelle notti di luna piena ho pensato che potrebbero presentarsi anche con un corpo fisico, esattamente come il Moonlight Boy. Su quest'ultimo ho qualche dubbio io stesso, poiché Moonlight Boy aveva un corpo di carne per via del feto deforme. Ma in tutto questo ragionamento c'è un'anomalia. Un'anomalia che si chiama Puck. Sì, perché se il mio ragionamento quadra, e direi che quadra abbastanza, dato che dopo l'uscita del capitolo 369, in giro sui social non si vedeva altro che immagini commemorative sul nostro elfo, allora Puck non ha motivo di essere ancora presente. Al contrario di Barella, che non sappiamo da dove sia saltata fuori, Puck proviene dall'isola di Skellig. Ed è proprio lui a rivelarcelo. Quindi, secondo il mio punto di vista, è legato a quell'albero e all'isola stessa, tanto quanto Danann. Per di più, abbiamo visto che non solo gli elfi ed i nativi dell'isola sono spariti, ma anche Yzma, che nulla c'entrava con ambo i due elementi distrutti. Quindi, per quale diamine di motivo Puck è ancora lì? A meno che, e la butto lì, non convinto al 100% che potesse esserci un errore da parte della nuova direzione, ho iniziato ad analizzare di nuovo il capitolo 370. Possibile che Puck e Barella siano davvero ancora lì? Prendete il capitolo 370 e guardate tutte le vignette in cui appaiono e parlano Puck e Barella. Notate nulla di strano? Non c'è una sola vignetta in cui interagiscano con gli altri personaggi. Parlano solo ed esclusivamente tra di loro,
perfino quando Ibarella nomina Scilche per consolarla, la nostra maghetta non alza neanche lo sguardo, come non l'avesse neanche sentita. Eppure tutta la compagnia ha visto sparire gli esseri fantastici. Avrebbero dovuto stupirsi nel vederli ancora presenti tra di loro. Potrebbe essere così. Potrebbe essere che siano spariti, ma loro stessi ancora non se ne siano accorti. Mi spiego meglio. Il piano astrale e terrestre sono in qualche modo sempre stati sovrapposti. In realtà gli esseri fantastici sono sempre attorno a noi, anche se noi non possiamo vederli. E se fosse effettivamente così? Ma per ragioni di trama e di affetto verso i due elfi, avessero deciso sì di farli sparire, ma comunque di continuare a rappresentarli in modo da non eliminarli dal manga? Alla fine dei conti, loro e Disidro erano gli unici a dare quel piccolo tocco di leggerezza di cui Berserk necessita nei momenti troppo cupi. Come detto inizialmente, Kojimori mi smentirà e ci darà una spiegazione, ma fino a quel momento la mia opinione è che se Pake e Barella non sono davvero scomparsi come gli altri esseri, allora qualcosa non quadra in questa trama. Un saluto. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Berserk Theory. Non ci siamo dimenticati di voi, anzi abbiamo lavorato parecchio su questi ultimi capitoli usciti ultimamente. Saluto Donny e saluto anche i collaboratori che ogni tanto ci aiutano. Allora, oggi, come si vede, parliamo degli elfi. Innanzitutto l'elfo è la classica figura per eccellenza che deriva dalla mitologia norrena e su cui non ci piove. Vivono in simbiosi con la natura e ne hanno il massimo rispetto. Infatti per loro è un sacrilegio anche calpestare un semplice fiore. Ora, ci sono diverse leggende sugli elfi. Ad esempio, una leggenda sostiene che gli elfi sono né più né meno come quelli che noi abbiamo visto nel Signore degli Anelli. Quindi sono uomini, diciamo, uomini o donne di bell'aspetto, con capacità superiori a un essere umano comune, e la loro caratteristica è anche quella di invecchiare molto più lentamente rispetto a un essere umano comune. Un'altra sostiene che gli elfi, appunto, vivendo in simbiosi con la natura, hanno anche, alcuni di loro hanno questa caratteristica, che loro stessi possono padroneggiare, chiaramente non tutti, gli elementi della natura, che sono il fuoco, la terra, l'aria e l'acqua. Un'altra leggenda invece sostiene che gli elfi, e credo che questa sia quella dalla quale il nostro maestro scomparso abbia attinto, gli elfi sono creature che provengono dal mondo astrale. Il mondo astrale è connesso per via di alcuni canali col mondo degli umani e loro possono venire nel mondo degli umani sfruttando questi canali. Ora, l'unica mia ipotesi, che è soltanto una mia ipotesi che lascia solo il tempo che trova, che forse Pak e Guts sono connessi. Finché Guts è vivo, Pak dovrebbe rimanere anche lui. Perché dico questo? Perché subito dopo l'eclissi, quando Guts era a cavallo col Cavaliere del Teschio, il Cavaliere del Teschio gli dice esattamente che lui è sopravvissuto solo unicamente perché era stato salvato dalla polvere degli elfi che aveva Rikel. E quindi questo lo porta ad avere una connessione con gli elfi. Essendo che Guts è un marchiato ed è stato salvato dalla polvere degli elfi, poi in un secondo tempo ha incontrato e salvato la vita a Pak, credo che ci deve essere una connessione tra loro due che impedisce, appunto, così come è successo alle altre creature dopo la distruzione dell'albero, di svanire. Per questo Pak è ancora qui. Ma ripeto, questa è soltanto una mia ipotesi, ragazzi. Credo che forse la stessa cosa vale anche per Ibarella, perché Ibarella stava con Silke. Anche lì noi non sappiamo da quanto tempo Ibarella si trovava lì e stava insieme a Silke, perché, come già detto, i lassi temporali nel fumetto non sono mai stati spiegati, hanno fatto così. Adesso speriamo solo che quando uscirà il prossimo capitolo magari qualche spiegazione o qualche dettaglio riusciamo a trovarlo, o che ce lo diano quantomeno. Dobbiamo aspettare e vedere cosa ci racconta. Con questo è tutto, io vi saluto e ci vediamo nel prossimo video.
parlando di questo fatto con un fratello, che sicuramente se starà guardando questo video avrà già capito che ce l'ho con lui, quasi a spottò, quasi a battutina mi dice: non vorrei che adesso però sto fatto sia collegato in qualche modo all'ammazzadraghi. Però effettivamente non è manco malsana l'idea, perché e se l'ammazzadraghi, essendo un oggetto che ha in un certo senso assorbito, non lo so, delle proprietà magiche potremmo dire, avesse comunque giocato un ruolo fondamentale, avesse fatto da protezione sia per Puck che per Ibarella, non lo sappiamo questo. Potremmo escludere l'idea della spada? Sì, potremmo escluderla, però attenzione, l'albero è una sorta di legame tra il mondo astrale e il mondo umano. E se la spada fosse qualcosa del genere? E Puck e Ibarella avessero inconsciamente sviluppato una sorta di legame con la spada, così come gli altri elfi avevano fatto con l'albero? Potrebbe essere. Come potrebbe essere anche semplicemente il karma. Ebbene sì, perché come ha ricordato il buon Marco, i folletti sono stati sempre qualcosa di fondamentale nella vita di Guts, hanno sempre giocato un ruolo da protagonisti, sono stati importanti quando gli hanno salvato la vita, sono stati importanti quando hanno fatto rinsavire Kashka, quindi i folletti fanno parte del destino di Guts e non possono sottrarsi. Però questa è, diciamo, un'interpretazione che lascia molti... meh. Il mio pensiero invece va verso un'altra direzione. I folletti sono legati a questi alberi, a queste piante, o semplicemente a degli esseri viventi? E soprattutto è una cosa che si sviluppa alla nascita dello stesso elfo? O è una cosa che si può sviluppare anche in seguito? Perché se così fosse, magari, dico magari, Puck è legato a Guts e Ibarella è legata a Shilke. Ergo, se loro restano in vita, nulla può accadere ai due elfi. Io lo so che per molti di voi queste sono questioni anche un po' trascurabili. Uno potrebbe dire: Donny, oggi in questo video stai facendo veramente la punta. Però Berserk è fatto di piccoli dettagli, di particolari, e io spero davvero, non dico nel prossimo, ma nei prossimi capitoli, che ci sia almeno una vignetta in cui, insomma, questa questione venga un po' risolta. Alla fine, lo sappiamo tutti che non tutti i segreti, non tutti i personaggi, non tutti gli intrecci verranno al pettine, per il semplice motivo che l'autore che sta proseguendo adesso Berserk non è quello originale. Lui stesso ha dichiarato, Koji Mori, che farà solo quello che si ricorda. Beh, però queste cose sono nate sotto la sua supervisione, quindi io spero vivamente che riusciranno anche a darci una spiegazione. Amici miei, a me non mi resta che ringraziarvi per aver visto questo video fino alla fine. Voi che ne pensate in merito a questa questione? Fatemelo sapere in un commento. Io ringrazio tutti coloro che hanno collaborato a questo video, il buon Riccardo, Marco ed Enzo. Noi, come sempre, ci vediamo al prossimo video e non mi resta che augurarvi buona vita a tutti.